Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Ragazzi, che dire, oggi abbiamo perso per 3-2 all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani contro lo Spezia. Bene, una squadra, lo Spezia, che non ha detto niente. Praticamente una formazione che non ha detto assolutamente niente. Ha fatto 3 tiri in porta, 3 tiri. Uno gli è andata male. Uno... devono sempre ringraziare Nicolas, se sono ancora lì che ringraziano, e il terzo purtroppo Esteves ha fatto la paperata, diciamo così, e quindi hanno preso rigore. Ma andiamo per gradi. Nicolas ci mette del suo anche oggi, come in altre occasioni, e quindi siamo sotto di una rete. Beh, poi Arena va in terra, cioè nel senso lo buttano in terra, rigore netto, e quindi si ritorna sul pareggio. Verde si inventa la rete del 2-1 e poi Esteves si procura, cioè, o meglio, fa procurare un rigore allo Spezia. Lo Spezia chiude il primo tempo sul 3-1. Il predestinato non ha capito proprio niente. Questo predestinato non capisce, non c'è niente da fare. I cambi nella ripresa andavano fatti da subito, cioè andava tolto Torregrossa, che ha segnato rigore, per carità di Dio, ma era arrivato. Torregrossa più di un tempo non può fare, è stato ormai detto e ridetto, ribadito non so quante volte, quindi doveva essere tolto. E sì, è stato tolto Veloso, d'accordo, ha messo Lisandro, ok. Doveva togliere Torregrossa, sicuramente Mlakar, e inserire Bonfanti e Valotti, ma fin da subito, caro predestinato, non vuole capire, non c'è niente da fare. Noi con questo predestinato, con questa scommessa che ha fatto la società, quindi Corrado, Giovanni, ovviamente, questa è stata una scommessa persa. E ormai mi sembra chiaro, evidente e cristallino, ecco. Niente, io poi, che dire, la faccio corta, perché vabbè, ci è mancato oggi il 12° uomo, quindi tifo, d'accordo, dispiace. Ragazzi hanno preso questa decisione, la gradinata si è associata, va bene così, nel senso, io credo che sicuramente lo stadio nuovo ci vorrà, quindi verrà sicuramente fatto, ma insomma non credo che ci siano tempi brevi, ecco, per il rifacimento dello stadio. Va bene, comunque detto questo, va bene così, è un'atmosfera surreale, vabbè, ma io non credo che alla fine l'errore, poi avete visto, si è giocato tutti gli slot, poi si è fatto male da Alessandro, e è dovuto rimanere in campo. Comunque va bene, comunque la spinta si è avuta al momento in cui è entrato Valotti e Bonfanti. Ecco, io vorrei sapere cosa gira nella testa a questo predestinato, io vorrei proprio sapere cosa gli gira nel cervello a quello, non lo so. Nicolas poi continua a fare, diciamo, oggi non era proprio la sua giornata. Darei un voto, un 4 a Nicolas proprio. Poi a momenti si fa buttare fuori, andata bene, a momenti si fa buttare fuori, magari viene concesso pure il calcio di rigore, cioè nel senso, io voglio dire, ma davvero, cioè oggi, allora, la colpa era sua, la prima rete è colpa sua, poi fa questa bella uscita, quando deve uscire non esce, quando non deve uscire esce, va bene, comunque così, nel senso, con questa, poi lo Spezia, una squadra, una formazione, porca miseria, ma io non ho parole, veramente non ho parole. Andiamo a vedere il tabellino, 27 tiri per noi e in porta 12, lo Spezia 6 tiri totali e in porta 3, e abbiamo perso 3-2, incredibile. Noi si fa risuscitare i morti, questo. Il predestinato ci mette del suo per far risuscitare i morti. Calci d'angolo, lo Spezia 0, il Pisa 14. Io dico questo, il predestinato
ci mette del suo per farci perdere le partite. Questo è ormai, io sfido chiunque a dirmi che di no, che non è vero. Il Predestinato ci mette del suo a farci perdere le partite. All'inizio del secondo tempo andava sostituito Torregrossa con Valotti e Malacarne con Bonfante. Queste erano le sostituzioni da fare. Non cambiare al 70esimo, ne esiste sulla faccia della terra. Non esiste sulla faccia della terra, stai perdendo 3-2, stai giocando in casa, ti stai giocando la permanenza in Serie B, perché quello ti stai giocando. Ecco perché io ho detto anche, qualcuno ha detto andiamo a playoff con la vittoria, no, con questo allenatore non vai da nessuna parte, con questo allenatore Barbagrazia se ti salvi, questo è il discorso, perché devi mettere in campo la punta, il centravanti. Il centravanti lo tieni in panchina fino quasi alla fine partita. C'è qualcosa che non funziona. Questo allenatore non funziona, non c'è di capoccia. Questo è quanto. Poi, per l'amor di Dio, magari mi sbaglio, magari certamente lui c'ha il tesserino più bravo di me, alla grande. Ma questo è quanto. Cioè, inutile che ora abbiamo il Cosenza e poi abbiamo la Sampdoria in casa. Vediamo. Abbiamo fatto risuscitare i morti, perché una squadra oggi, Spezia, per l'amor di Dio, e te sei riuscito a perdere contro lo Spezia. E questo è quanto, l'abbiamo visto, sono stati presi a pallonate e non sei riuscito a pareggiarla. Cioè, voglio dire, ma non dovevi neanche, cioè, una partita questa che nel primo tempo si era 3-0 per noi, ma c'era da... Invece no, sei andato sotto agli spogliatoi e perdevi 3-1. Bene, io la finisco qua, la chiudo qua, perché non ho più voglia, niente, zero, proprio non ho più voglia. Alla fine non ci vale più nemmeno io allo stadio, perché arrivato a questo punto, nonostante che c'ho l'abbonamento, ma a questo punto, cioè, a vedere questi scempi con questo Predestinato che non so nemmeno, secondo me non lo sa nemmeno lui cosa deve fare, lui è il secondo di Bari, mi pare il secondo, se non mi sbaglio, va bene, è una coppia, no? Io dico questo, se prendesse il Giglio, tornasse a dove è venuto, a me non mi dispiacerebbe, non so voi, aspetto i vostri commenti, sono importanti e aspetto i vostri commenti. Io la finisco qua, la chiudo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa, il pizza resta e tutto il resto passa. Alla prossima!